Scusate l'interruzione. Se come me avete voglia di tornare all'asilo, c'è un posto super dove passare belli momenti assieme. Parlo ovviamente del Discord di Gabby 16bit, che potete trovare in descrizione. È come un TeamSpeak, ma molto, molto più bello, dove si può chattare, fare amicizia e soprattutto divertirci assieme! Nugget. Questa sì che è musica! E quindi salve alla gente di Gabby e ben ritornati su Kindergarten! Hanno rilasciato l'aggiornamento ufficiale, hanno aggiunto il menu principale! Mannaggia, ci mancava! E con una colonna sonora proprio mi viene voglia di ritornare all'asilo nido, ragazzi! E allora dobbiamo andare per l'ultima volta su Kindergarten! Addirittura i salvataggi hanno messo, cioè proprio si sono sprecati, hanno fatto l'update della vita! Lunedì per 36 volte di fila. Basta. L'ultimo giorno di asilo, finalmente. Guardate qua. Tutte le mie Monster Man card, la mia collezione, voi non me la ruberete. Però eccoci qua, sono un bimbo goloso e oggi vi mostrerò quello che voglio fare. Chiedo perdono, ho preso tutte queste carte off camera, quasi tutte, ne ho tralasciate due, le più belle, le più... Non vedo l'ora di mostrarvi come si ottengono. Il resto erano carte che si trovavano nei vent, nei cestini della spazzatura. Ho preferito tralasciarvele e lasciare soltanto le più belle. Anche perché se devo mostrarvele tutte avrei dovuto fare una nuova serie che potevo chiamare Kindergarten 2. Adesso andiamo a prendere $3 esatti in modo da non far crescere il naso a Bugs. Bene, adesso che facciamo? Per questa giornata, per questa carta, dobbiamo diventare i ragazzi di Cindy. Se vogliamo ottenerla e ottenerne anche tante altre, ve ne prendo anche qualcuna in più magari. Faccio quella cosa della gomma. Ci tocca fare i bulli. Bulli per un giorno soltanto. È per una causa nobile in questo caso. Andiamo da Nugget. E Nugget, se noi gli parliamo di Billy, lui ci dovrebbe dare la sua pillola abortiva. E abortiva c'entra, dopo vi spiegherò il perché. Adesso vediamo qua. Me la dai la pillola? Cosa c'è nelle pillole? Non lo so. Vi risparmio il dialogo perché ormai lo sappiamo a memoria. Ne vuoi una? Certamente! Eccola qua, divertiti! Nugget è lo spacciatore della scuola. E beh, è il migliore e tutte le scuole ne hanno uno. Ok, abbiamo la pillola, abbiamo la gomma da masticare. Vado un attimo da Monty, magari facciamo affari! E gli vendo anche il pass per avere qualche leccornia in più. Ok, credo di aver fatto praticamente tutto in questa giornata. Posso vendere il resto delle mele e andare dentro. Sì, a scuola, asilo. È l'ultimo giorno e poi vacanza. Ehi, ragazzo. Bene, ti ho riservato il posto. Vieni, siediti vicino a me. Va bene, mi mangio la smoppa della signora Rottenwurstel proprio io. Te sei fortunato, è molto meglio l'insalata. Ok, sai, lei... Io sono vegana, sai, la nostra ragazza è tutta bella, snella, fotomodella. Allora, tieni la verdura. Perfetto, lei è contenta, un'insalata. Cosa che abbiamo già visto, però ora ci sarà un twist. Ragazzi, ci sarà qualcosa che dobbiamo modificare per ottenere questa carta. Ok, va bene. E adesso dice, l'insalata non mi piace, vedi che schizzinosa, mannaggia, da sberle. Ok, vabbè, sei comunque stato buonissimo con me oggi. Sei il miglior ragazzo allenato mai trovato. Dovremmo fare qualcosa alla ricreazione. Ho un'idea, lei adesso vuole escogitare qualcosa contro Lily, no? E quindi adesso noi dovremo andare nello sgabuzzino del bidello. Lei ci darà la chiave, ci fornirà tutto, la distrazione. Ma nello sgabuzzino adesso dovremo fare una cosa diversa, a quanto pare. Signora Rottenwurstel! Ok, puoi andare, vai! Ok, non so cosa tu abbia detto alla signora Rottenwurstel, ma mi fido! Santo cielo, abbiamo due mele, devo fare in fretta. Ok, entro dentro. E questa volta non andremo a prendere il secchio di sangue. Se vogliamo questa carta, invece, dobbiamo andare qui dentro. La roba. E andare a prendere neanche la Monster Moon card. Questa l'ho già presa, ce n'è una dentro. Ma dobbiamo prendere la nota. Oh no, è suonata la campanella, però la nota. Oh santo cielo. Lily mi odierà perché ho preso la nota. Però vedrete, poi alla fine mi ringrazierà. A modo suo, ma mi ringrazierà. L'hai trovato? Ho trovato questo pezzo di carta.
Una stupida nota! Io non so nemmeno leggere! Meglio che trovi subito qualcuno che lo sappia, altrimenti ti spacco tutto! Ok, va bene, troverò qualcuno! Non mostrarla alla maestra! Se glielo mostri, siamo finiti! Va bene, dai, ti credo, dai! Riusciremo a salvarci! Monty, noi sappiamo che Monty sa leggere. Cosa posso fare per te? Puoi leggere questa nota? Psh, certo che posso! Non sono mica un uomo di Neanderthal come Banks! Dammi qua, per un dollaro te lo faccio! Fatto affare! Ok, fammi vedere. Sembra di essere una ricetta di qualche tipo. Oh sì, è la ricetta del bidello per quegli schifosi biscotti. Oh, santo cielo! Che cosa? Lui. Ecco cosa usava per i biscotti. Stava usando parti del corpo del cane di Cindy. Oh, questa roba è malatissima. Spero che nessuno li abbia mai mangiati. Fa schifo! Sì, certo! Ho una brutta notizia, Cindy! Allora, l'hai trovata? Cosa dice quella stupida nota? Vuoi veramente saperlo, Cindy? Vuoi? Mi dispiace dirtelo, ma il tuo cane è l'ingrediente segreto! Che cosa? E il tuo cane è l'ingrediente! Quello stupido bidello è un uomo morto! Dove? Lo ucciderò! È tutto bene! Bidello! E cosa succede, piccola ragazza? Il bidello può aiutarti? Tu hai ucciso il mio cane! Ah sì? Di chi non sera? La carne era molto deliziosa! Ti uccido con le mie mani! Vieni qui! Sei molto più veloce di quello che... aiuto, ferma! Aiuto, ti ridarò i tuoi pezzi del cane indietro! Oh no, il mio moccio! Aiuto! E il mio orecchio! Manso il mio orecchio! Non è tutto quello che perderai! Santa va! Ragazzi, sta succedendo! Oh! Non pensavo che avessi scoperto quello che è successo al mio cane oggi! Mi dispiace averti trascinato in questa storia! Beh, sei molto più di un semplice ragazzo adesso! Bene, adesso ti ricompenserò! Prendi questo fiore! È proprio come me! E allora è molto bello in questo istante! Che fiore è? Un papavero? Papavero rosso, sai, la bocca è la... Riesco a leggere dai tuoi occhi che tu vuoi qualcosa di più! Bene, prendi questa Monster Moon Card! Sei il miglior ragazzo che abbia mai avuto! Oh no! Ok! È stata una ricreazione molto divertente adesso! Va bene! Mi allontano! Aiuto, Lily, ti prego! Sposiamoci, scappiamo via da questa scuola! Aspetta, ma posso raccogliere il coso del bidello? Sembra che il bastone del bidello non sia super efficace contro le ragazzine arrabbiate! Posso prendermelo, va bene! Avremo un cimelo di famiglia da esporre! Cosa succede se mostro il bastone del bidello, però? Ah, sì! Il bastone del bidello! Una icona della scuola! Ha pulito così tanti casini, ucciso così tanti bambini, è passato di generazione in generazione. Alcuni dicono che sia appartenuto al grande Napoleone. Che cosa affascinante! Altro che sciovantella, abbiamo fatto una bella lezione di storia. Abbiamo ottenuto 3 carte, ma non è finita qua. Cosa sarebbe successo se invece avessimo sempre fatto sì la missione di Cindy, ma avessimo cambiato alcune cose nel corso, della vicenda? Vediamo. Questa volta però ho preso il secchio insanguinato, quindi stiamo sul pezzo. Allora, l'hai preso? Sì, ecco il secchio con il sangue. Oh, ottimo. Santo cielo, è perfetto. Così disgustoso, è sangue quello dentro. Vabbè, non importa, adesso mettiamoci all'opera. Va bene. Sei il migliore, dai, vai lì sopra, io la chiamo. Va bene. Ora vediamo quello che succede se, combiniamo il macello. Ehi, Lily, puoi venire qui un secondo? Devo mostrarti una cosa. Ah, dai, Cindy, cosa vuoi? Sono stanco di te, che mi rompi sempre le scatole. No, non ti romperò le scatole, potremmo essere amiche. Dai, vieni qua. Va bene. Allora, che cosa c'è? E questa volta, invece che a Lily, il secchio lo possiamo buttare in testa a Cindy. Vediamo che succede. Brutta trota, ecco qui. No. Che succede? Senti, torna indietro! No, sulla macchina! È andato sulla macchina! Io gli avevo detto che avremmo dovuto mettere uno steccato pure là al preside! Ok, bambini, è stato un piccolo incidente di cui io non voglio prendere parte, quindi adesso avremo ricreazione più corta! Tutti dentro! Oh, cavolo! Vieni giù di lì, piccolo ragazzo, devo parlare un po' con te prima di tornare dentro! Cosa vuole dirmi la maestra? Maestro?
Che c'è, maestra? Ok. Grazie mille per aver fatto tutto ciò! Mi stai ringraziando per aver ucciso Cindy? Oh, sì, sì! Tu non sai da quanto tempo sto cercando di uccidere quella piccola peste senza riuscirci! Una volta ho provato ad avvelenarla, ma non era abbastanza vegana la roba che gli ho dato e non la voleva! Santo cielo, questo gioco mi ucciderà prima o poi! Ma lei non sa neanche cosa significa essere vegani! Ti prendi anche questa Monster Mon Card! Woohoo! Sì! Grazie mille, maestro, tu sei la migliore! Sei il benvenuto, adesso dai, vai alla sciovantella! Ottimo! Cosa succede se mostro la maestra? Cosa succede se mostro la stella? Ah, sei il piccolo letto della maestra! E finalmente ci siamo! Soltanto una carta ora ci manca. Ieri per prendere tutte queste ci ho impiegato 8 ore off camera, ma siamo qui. Allora prenderò il pass, ok, soltanto per avere soldi in più, e poi il fiore insanguinato di Cindy. Ed è il caso di dirlo, insanguinato proprio per davvero. Ora dovremo aver tutto, per sicurezza mi porto 3 dollari sonanti, sapete. È il caso di dire che a volte ci sono delle cose impreviste. Andiamo al kindergarten. Allora, per prima cosa devo andare da Nugget. Nugget è felice di ottenerti ancora la tua cospetto, Nugget. La faccenda si fa croccante, Nugget. Allora, che facciamo? Voglio essere tuo amico? Ah, Nugget è contento. Ma cosa offri? Il fiore di Cindy. Ah, ma questo è il fiore che lei dà al ragazzo dei ragazzi, quindi il miglior ragazzo. Ho capito tutto. Bene, vi risparmio un po' tutta questa faccenda, ma dovete sapere che se volete ottenere questa carta, beh, dopo aver parlato con Nugget e aver ottenuto la sua missione di riunire le crocchette, dobbiamo andare un attimo da Cindy. Soltanto all'inizio, soltanto per ricevere la sua gomma da masticare. E sapete il perché? Perché in questo modo si... Dammi la tua gomma, miam 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 miam. Per dire a Lily che, beh, Cindy è una bastarda e in questo modo otteniamo la sua fiducia. Ci servirà poi, ora vedrete. Ok, sì sì sì. Guarda qua, cosa ti voleva far la racchia? Oh, veramente, ti ha dato questa? Beh, allora adesso mi fiderò di te, se questo possa servire a qualcosa. Bene, abbiamo la sua fiducia e ci servirà tantissimo poi. Ok, detto questo, io direi che vendo tutto il resto. Aspettate, vendo magari il lunch pass e possiamo andare a scuola. Perché ho detto a Lily della gomma da masticare? Semplicemente per avere la sua fiducia adesso per la lettera, così si fida. Una volta completata tutta la quest, ci troviamo con 3 crocchette e ancora una mela. Con quest'ultima mela dobbiamo andare nella cabina di Bugs e prendere il coltello. Allora, hai portato a Nugget la crocchetta? Certo, l'ho fatto! Eccellente! Ottimo, dovrebbe succedere da un minuto all'altro. Cosa dovrebbe succedere? Ecco qua, la scorreggia in faccia di Bugs. E ora ci vendicheremo per tutto quello che ha fatto Bugs. Cosa dovrei fare nei riguardi di Bugs? Ah, dovresti dargli la crocchetta di Nugget, la crocchetta deliziosa. Non fa male ad una mosca. Nugget l'ha avvelenata. Quindi vuoi che io uccida Bugs? Ovviamente, Bugs è un bullo e ha bisogno di una lezione. Se dici così... E ora in teoria posso decidere invece il mestiere. Ma col cavolo che un verme come te si siede con uno come me. Accoltella, Bugs. Prenditi questo peso. Santo cielo. È corso fuori, ragazzi. L'abbiamo combinata grossa. Forse verremo sospesi, se non peggio. Che spettacolo orribile, mi dispiace, ma ho bisogno delle tue carte. Povero Bugs, sembra che cercava di prendere qualcosa prima di morire sotto quella piastrella. Interessante. Vediamo cosa c'è qui sotto. Oh, sembra che Bugs avesse una botola segreta dove metteva la sua roba. E c'è ancora carta. Prendi la carta. Santo cielo, ragazzi, abbiamo la carta, abbiamo tutto, bene. Abbiamo finito, questa era l'ultima carta. Ottimo, possiamo vendere il resto delle mele e beh, fregarcene altamente del resto della missione di Nugget, perché noi siamo in pensione. Abbiamo finito, finalmente. In teoria abbiamo tutte e 25 le carte, i talismani, la riunione, il grande male. Ah, Nugget sente la potenza. Andiamo subito a prendere. Adesso andiamo allo sciovantello e voglio vedere cosa succede se gli mostro la maestra la crocchetta avvelenata. Vediamo che succede. È per caso una chicken nugget quella? Ehi, perché la mostri? Ah, è una delle crocchette di Nugget, è molto speciale. Cos'ha di così speciale? Magari la maestra vuole provarla, così lo scopre. No, no, grazie, Nugget. Andiamo avanti. Nugget, che furbo, che mente malvagia. È la mente malvagia della scuola, Nugget.
e anche oggi la scuola è finita. L'ultima carta! Ci siamo, in teoria sono tutte. Ora vediamo che succede. Lunedì 39 volte! Guardate qua! Ecco cos'era! Cos'è sta roba al centro? È comparsa! Questa è la mia collezione completa delle Monster Moon Card! Prendi le carte, sì! Oh, santo cielo! Va bene, tutto quello che dobbiamo fare adesso è tornare nella caverna di Nugget, quindi mi prendo tutti gli item più utili e ci siamo! E ora possiamo entrare nella Nugget Cave! Ah! Ok, benvenuto nella caverna di Nugget, la grazia del cielo! E ora che facciamo? Allora, vediamo qua, cosa diceva? Ah, sì! Il cartello che dice se tu porterai 25 talismani potrai rilasciare il grande male nel mondo! Ragazzi, ci siamo! Presento i talismani! Tu hai 25 talismani? Questo è senza precedenti! Perché la terra sta tremando? Per tutte le crocchette! Ok, fermi un attimo! Nugget e il suo amico devono scendere! Ascendiamo? Wow, che sta succedendo? Che sta succedendo qui? Perché il cielo è diventato rosso? Ah, cosa sta succedendo? Forse è l'effetto delle pillole! Ehi, ma perché hai la tua pistola lì fuori, preside? Il cielo è diventato rosso, questa è un'emergenza! Ma allora che cosa farai? Sparerai il cielo? Signora Applegate, io non mi sento molto bene! Posso andare in infermiera? Cosa? Il cielo rosso è una risposta alle mie preghiere! Per favore, uccidi Monty dopo! Ehi, ma che diavolo? Io non ho fatto niente! Ascoltato! Adesso tocca a Jerome! Che cosa? No, papà, fermala! Figliolo mio, credo che lei non abbia nessun potere nel... Ah! Cosa sta succedendo, ragazzi? Santo cielo! Cavolo, tutto il rapimento dei bambini e lo spacciatore di pillole per cosa? Perché venisse un apocalisse a rovinarci tutto? Papà, ma di che cosa stai parlando? Te lo dirò quando sarai più non te lo dirò mai, considerando la situazione. Porca vacca! Rimane il bidello adesso! E tutto mentre le papere guardano. Piccola Sweepy, credo che questa sia la nostra fine! Il signore sa che io comunque non voglio pulire tutta sta sbobba! Oh, mamma mia! E che succede? Adesso la musica felice! È fatta! Hai ucciso tutti! Nugget? Nugget non ha ucciso nessuno! Nugget e i suoi amici sono ancora in vita! Nugget non può più imparare in questa scuola! Dobbiamo trovare una nuova scuola! Ma di che cosa stai parlando? Sì, una nuova scuola, una nuova scuola! Dobbiamo rifare tutto da capo! Solamente questa volta più grande e meglio! Aspetta, ripeti un attimo! Kindergarten! Nugget! Nugget sta parlando della nuova scuola! Kindergarten 2? Va bene, me ne vado a casa! Nugget rispetta la tua decisione, però anche l'amico di Nugget deve cambiare scuola. Quindi Nugget, ci vediamo là. Ciao ciao Nugget. È come se nulla fosse, me ne vado a casa dopo. Nugget ti vuole dire grazie per essere stato qui con me nel kindergarten. Sei il benvenuto. Addio. Finish the game. No. Ed è tornato nella fossa. È morto, ma che cosa ha fatto? Magari non è lo spirito, grazie per aver giocato. Era lui la mente! Martedì? No, è uno scherzo, è lunedì per sempre! No! Altro che ieri, no! E io che ci speravo per un attimo, c'era scritto martedì, dannazione! Questo gioco è il gioco dei troll! Troppo bello! Allora, sono contento ragazzi, finalmente è finito e anche, da una parte non finalmente, sono un po' scontento perché è stata una delle serie più belle e divertenti da portare nel canale. A parte un po' le cose macabre qui e lì, è stata veramente una serie ironica, mi ha fatto scappare qualche risata proprio seria, di gusto, e quindi per questo ringrazio gli sviluppatori per l'ottimo lavoro che hanno fatto. E quindi finalmente Kindergarten è finito! Uscirà un Kindergarten 2? Per tutti i Nugget, io lo spero. Spero che esca perché magari con un'altra storia, magari con altre meccaniche. Sono curioso di vedere quello che faranno. Come un The Escapist 2, anche un Escapist 2 mi piacerebbe vedere. Comunque una ventata d'aria fresca anche nel genere dei giochi. Non ho mai visto un gioco di questo tipo. Era un po' più diverso dai soliti flash game, perché mi ricordavo un flash game,
ma questo aveva questo twist in più, tutti questi misteri segreti. È vero che dovevi tanto ripetere, ma anche lì c'era tanta varietà nei vari dialoghi, e per questo un ottimo gioco secondo me alla fine, un ottimo prodotto. Per me si può assolutamente acquistare al prezzo a cui è venduto adesso. Detto questo però ragazzi, io concludo qua e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video, ad un prossimo asilo, ad un prossimo Kindergarten. Ciao ragazzi!